abbia rispetto della liturgia che celebriamo. Oggi è il nome della Madonna, la vogliamo lodare e ringraziare, soprattutto perché attraverso tante traversie, non ultime questa della bomba d'acqua. Si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Risplenda su di noi, o Signore, la luce del tuo volto. Ti lodini i popoli Dio, ti lodini i popoli Dio. Grazie, a nome di tutto il comitato. Allora, il comitato uscente è stato composto da Elio Petrarca, Francesca Aprea, Alessandro Martinez, Danilo Mosca, Alfredo Galluccio, Salvatore Barbone, Giuseppe De Mattia e Alessandro Bonito. I nostri ringraziamenti vanno all'amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, a tutti i volontari, al comitato uscente che non ha potuto fare la festa l'anno scorso e ci è rimasta una somma di soldi per fare tutto questo. La Prologo, la SD Sazerpina, il forum e in particolar modo Filippo Massimo che ci ha aiutato molto con l'incartamento e tutte le pratiche burocratiche. E a voi tutti un grazie davvero. Sono quasi commosso. Noi l'anno scorso non abbiamo fatto il cambio cassetta, l'abbiamo formato per non far finire la tradizione ed è stato un gruppo piccolo, compatto. Le difficoltà ci sono sempre, però la parte più bella io l'ho vissuta oggi, quando è venuta a piovere. I ragazzi che stavano davanti al bar sono corsi con noi a riparare la Madonna, perché tutti ci teniamo. Poi è uscito il sole, c'erano da pulire le sedie. Ci siamo messi con la testa chinata. Quando mi sono alzato ho visto un sacco di persone che non facevano parte del comitato, che pulivano.
i volontari di Sorbor. E questa è la cosa bella, che deve spingere ognuno a farlo, almeno una volta il comitato. Perciò, se qualcuno ci tiene, non la facciamo finire, questo è. Grazie, grazie a tutta la popolazione che tutto l'anno ci ha aiutato a fare questo, che tutto questo sia stato possibile. Lascio la parola a Don Antonio e vi ringrazio anche per la vostra disponibilità. Per i fuochi l'unica cosa, non cerchiamo di mantenere le posizioni, non ci accacchiamo davanti, perché lo spazio questo è. Lascio le ultime parole a Don Antonio, grazie a tutti. Sì, io ringrazio ancora di cuore, vi ricordo gli appuntamenti di domani al mattino alle 11 e poi domani sera alle 18:30 per la celebrazione della festa di Santa Maria di Montevergine. La cosa importante è che, appunto, come diceva Giuseppe, che restiate ai posti. Se noi ci sediamo, tanti fuochi vanno in alto, li vediamo. Non ci possiamo ammassare, stiamo dove stiamo. L'altra cosa, vi chiedo di coprire la statua della Madonna, perché purtroppo i fuochi e la polvere pirica, abbiamo fatto due restauri. Ha desiderio di formare questo comitato, a rifletterci, l'amministrazione è vicina, come è vicina a tutti i comitati che si formeranno da qui a quando poi cesserà il nostro impegno. L'impegno nostro è che saremo a fianco a Don Antonio in attesa del popolo sanzese, pertanto non vi tirate indietro, state a fianco a noi che porteremo avanti questa tradizione e lo faremo anche l'anno prossimo. Scusatemi per l'emozione, difficilmente lo faccio, però è stato un momento toccante, Giuseppe veramente ha portato i cuori di tutti quanti. Giratevi, commissione nuova. Commissione, giratevi verso di noi. Commissione. Voto. Le donne un po' più avanti. Bravi.